Ciao a tutti, sono Roxy ed oggi assaggerò la frutta più strana del mondo! Ciao a tutti, buon giovedì! Oggi provo cose! E l'altro giorno ho trovato altri frutti strani al supermercato e quindi li ho presi e adesso li assaggerò insieme a voi. Sono super emozionata perché questa frutta la vedevo da piccola sempre in TV e in queste liste del Guinness dei primati, in queste liste i frutti più strani del mondo, i cibi più strani del mondo, eccetera eccetera. Però adesso che vivo negli Stati Uniti, in particolare in California, essendoci qua appunto un clima molto caldo, riescono a far crescere questi frutti tropicali anche qui ed io ho la possibilità di assaggiarli e quindi iniziamo! Ed iniziamo con il mamei! Io non avevo mai visto nella vita questo frutto, sembra tipo un kiwi gigante o una specie di kiwi cocco. Il giorno che l'ho comprato 2 giorni fa era durissimo e ho letto su internet che dovevo aspettare un paio di giorni che diventasse un po' più morbido. Adesso intanto è leggermente morbido, quindi in teoria è pronto. Vediamo! Boom! Ta-tan! Ok, questo è così dentro. Ha un odore tipo dolce, tipo di patata dolce quasi. Wow, è sofficissimo, ragazzi. E sa pure di patata dolce. Sa tipo di patata dolce, ragazzi, è una patata dolce questa. Buono! È come una patata dolce già cotta. Cioè io le patate dolci non le compro più, non le cuocio più, prendo direttamente questo. Next! Ed ora assaggerò la famosissima cerimoia o cirimoia o cirimoio. Ho sentito nominare questo frutto parecchie volte, diciamo. Mia mamma mi ha sempre detto provalo, è buonissimo! E quindi oggi lo proviamo. Anche questo era durissimo quando l'ho preso, però adesso è leggermente più soffice, diciamo. Quindi secondo me è pronto. Apriamolo! La cerimoia o cirimoia è così. Ci sono i semi. Anche questi ho letto su internet che sono velenosi. Non so se è vero, io nel dubbio li tolgo. E assaggiamola. C'è un sapore tipo fresco. Non è cattivo, è buono. Però è un sapore molto particolare. Che strano, ragazzi. Ok, gli do tipo un 7,5 perché è un sapore che non ho mai provato prima. Però è buono. Next! Ed ora! Questa è tutta colpa vostra che vi avete detto trova questo frutto, ragazzi. E quindi adesso proverò il jackfruit. Oh mio Dio! Pesa un botto. Mi sa che pesa tipo 2 kg o 3 kg, non lo so. E speriamo che riesco ad aprirlo. Comunque c'ha un odore strano, non troppo piacevole. Speriamo che il dentro è buono. Ok, tagliare sto jackfruit è un'agonia, ragazzi. È durissimo. Però poi praticamente questo è un frutto con dentro i frutti. Quindi i frutti sono questi qui giallini. Il seme si toglie, lo potete comunque mangiare se lo cuocete. L'unico problema è che ti lascia tutte le mani appiccicose, quindi questo non va bene. Gli togliamo un punto per questa cosa. Wow! No vabbè ragazzi, è troppo buono. Cioè è la frutta più buona che ho mai mangiato nella vita. La dovete assolutamente provare. Buono, 10 su 10 ragazzi. Next, mi piace. C'è un sapore particolarissimo, non ve lo saprei spiegare. È fresco e tipo un melone più buono, diciamo. E per ultima, dal frutto più grande al più piccolo, il guava! Io l'ho sentito nominare anche questo, ma non l'ho mai mangiato e non sapevo neanche che aveva questo aspetto. Sembra tipo un mini limone, una cosa del genere. Però la buccia è liscia liscia. Proviamolo.
ed ecco la guava. Questa è un po' più sour, un po' più acidina, però pure questa è buona, raga. Ci piace, però niente batte il jackfruit. È tutto qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi frutti e quali altri frutti strani conoscete, vorreste che io provassi in uno di questi episodi. Io faccio un nuovo video ogni martedì, giovedì, venerdì e domenica e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare e condividere il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao, grazie per essere rimasti fino alla fine. Come sempre saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet, che sono qui sotto, e vi mando un bacino e un virtual hug. Se volete essere salutati dovete mandarmi un tweet. Se non avete tweet vi potete fare un account sia dal PC che dal telefono, è gratis e super facile. Se volete la maglietta, la felpa o il poster con il virtual hug potete cliccare qui o nel link nella descrizione. E vi ricordo che se mi mandate una foto con la maglietta, la felpa o il poster, lo metto qui, vi seguo, dico il vostro nome e sarete il Roxy Rocker della settimana. Qui vi lascio altri due video e se non siete ancora iscritti iscrivetevi ora, così farete parte di questo canale, Roxy Roxy V, che è il canale più felice della terra. E noi ci vediamo alla prossima.